Michele Bacis, 2-2 a Ponte San Giovanni, un pareggio acciuffato per i capelli al 95esimo con la Ponte Vecchio in 9. Insomma, l'Arezzo paga soprattutto quel primo tempo in cui ha concesso troppo agli avversari. Sicuramente il primo tempo abbiamo concesso troppo e sappiamo di avere fatto degli errori che sono sempre stati nostri errori che vengono da dei gol che incredibili perché errori banali da parte nostra, però siamo qui per abbiamo recuperato la partita fino all'ultimo minuto, ci abbiamo creduto e abbiamo portato a casa questo pareggio. Ecco, però è un punto che lascia un po' di amaro in bocca, soprattutto per quello che ci si aspettava prima. L'approccio alla gara, soprattutto dopo Piancastagnaio, insomma, ha lasciato un po' sconcertati, no? Ecco, come te lo spieghi? Ma sicuramente loro sono iniziati molto molto forte, noi lo sapevamo, dovevamo partire forte, abbiamo fatto degli errori molto banali per il calcio, molto banali, e siamo stati puniti, non siamo riusciti a reagire subito e dunque abbiamo pagato questo primo tempo. Nel secondo tempo siamo entrati con la cattiveria che doveva essere già dall'inizio. Sapevamo già in settimana, avevamo preparato la partita sapendo che loro giocavano con la bava alla bocca, correndo fino al 90esimo, alla fine l'abbiamo recuperata. Nel finale Ponte Vecchio in 9, un giocatore in porta, visto che chiedevi di calciare verso lo specchio, perché insomma sarebbe stato gol quasi matematico, invece la squadra non ci è riuscita. Non ci siamo riusciti, anche il campo era un po' diciamo difettoso, dunque la palla non rimbalzava benissimo. È il minimo, bisogna tirare in porta. Ecco, loro si sono immolati anche con qualche giocatore sulla riga di porta e non ci siamo riusciti, però abbiamo riacciuffato il pareggio in extremis. Il Pontedera di nuovo a più 7, insomma, questo cosa cambia? C'è una giornata in meno da giocare. C'è una giornata in meno da giocare e dobbiamo domenica pensare di portare a casa subito i 3 punti perché sono fondamentali. Nel finale, dopo il pareggio di Crescenzo, visto che l'esultanza del giocatore ha fatto un po' arrabbiare anche voi in panchina, perché magari potevano essere secondi preziosi, poi alla fine l'avete abbracciato. Qual è la sua valutazione su questo episodio? Ma questo è un peccato di gioventù, un ragazzo che dà l'anima dal primo minuto fino al 95esimo, dunque un peccato di gioventù. È logico, questa è una cosa che fa ben sperare per la squadra, perché la squadra fino all'ultimo ci credeva. Dunque è un segnale che la squadra vuole insistentemente portare a casa sempre le partite, le vittorie. Filippo Borgogna, è finita 2-2, insomma è un pareggio che alla fine l'Arezzo ha salutato con piacere, con sollievo, visto come si era messa la partita, però insomma è un pareggio che lascia molto amaro in bocca. Oggi l'Arezzo è venuto qua per fare la partita e per vincerla. Eh sì, eravamo venuti qua preparati per vincere la partita, perché da qui alla fine bisogna sbagliare poco, quindi purtroppo abbiamo regalato i primi minuti, che loro hanno trovato questi due gol. Uno, vabbè, hanno fatto una bella rete, il secondo sul rigore mi stavo già scaldando io dopo l'1-0 e sinceramente pensavo che ammonisse i loro attaccanti per simulazione, dato il rigore che non c'era. Comunque due tiri, due gol. Siamo stati bravi, bravi a recuperarla, potevamo addirittura anche vincerla, secondo me, però ultimamente prendiamo un tiro e un gol, quindi è difficile poi insomma poter reagire, no? Ecco, su questo voglio chiederti: Piancastagnaio 4-0, 4 tiri, 4 gol, si è detto oggi l'approccio però non buono, un po' troppo molle. Insomma, sono già due partite che in trasferta la partita si incanala così. Per quale motivo, secondo te? Ma non lo so, sinceramente è un motivo che magari ne parleremo in settimana, così, perché magari forse il campanello d'allarme di Piancastagnaio, però visto magari succede una volta, quindi uno non ci fa caso. Magari è una cosa che si ripete più spesso, ci dovremmo fare magari più attenzione. Però stavolta, insomma, a differenza di Piancastagnaio, siamo stati un pochino più bravi a recuperarla e non prendere gli altri gol magari. A proposito del finale di partita, tu hai detto che potevamo anche vincerla. Insomma, c'era un giocatore in porta, Ponte Vecchio in 9, non siete riusciti più a metterla nello specchio, fatta eccezione per il gol di Crescenzo. Sì, magari un po' di frenesia per riuscire a trovare la porta che ci ha tolto un po' di lucidità. Dispiace, però andiamo, non so che ha fatto anche gli altri, sinceramente. Siamo di nuovo a meno 7. E niente, ripartiamo da quello che eravamo domenica scorsa, insomma. Lorenzo Bucchi, è finita 2-2, insomma, alla fine un sospiro di sollievo perché l'Arezzo ha rischiato veramente di perderla questa partita, però immagino che insomma dentro lo spogliatoio non ci sia grande soddisfazione, no? Per come si erano messe le cose, per come è andata la partita. No, affatto, non c'è soddisfazione perché il 2-2 è veramente una consolazione minima per la partita di oggi, nel senso siamo andati sotto di due gol, certo la reazione è stata
è stata buona da parte della squadra, però oggi servivano assolutamente i tre punti e non sono arrivati. Non riusciamo a incamerare tre vittorie di fila, quindi sicuramente non è un buon segnale. Siamo dispiaciuti, ci mancherebbe, però oramai il risultato è questo. Proviamo a ripartire da questo punto e niente, domenica si ricomincia. Cos'è mancato alla squadra oggi? L'approccio? Le distanze? Che cosa? Non lo so, è indubbio che praticamente sembrava di rivivere un po' la situazione di Piancastagnaio al primo tempo, nel senso che magari noi siamo entrati pure un po' molli, però è pure vero che quest'anno rispetto all'anno scorso ogni tiro in porta è un gol, cioè nel senso la prima occasione che hanno loro è un gol, sarà un po' sfortuna nostra, ma sicuramente anche demerito. Dobbiamo prendere atto di questa cosa, del fatto che siamo un po' sfortunati in fase difensiva, ogni occasione degli avversari viene sfruttata, dobbiamo essere più attenti, soprattutto nell'approccio alla partita. Ci siamo ritrovati 2-0 sotto i due gol senza neanche renderci conto di quello che era successo. Abbiamo provato a ripartire, siamo ripartiti, abbiamo ottenuto il 2-2. Peccato, perché per me dovevamo vincere, e anche sul 2-2 dovevamo provare a vincere in quel minuto e mezzo. Ecco, infatti c'è stata un po' l'esultanza, comprensibile ovviamente, però sono minuti preziosi. Sono minuti preziosi, io è normale, poi a caldo ero abbastanza arrabbiato con i ragazzi, però c'è anche da capire il fatto che Daniele è un ragazzo di 18 anni e ha fatto comunque un gol importante, perché se adesso uscivamo sconfitti dopo essere rimasti in vantaggio di due uomini senza il portiere avversario, sarebbe stato veramente una batosta forte. Quindi è normale che magari in quel momento, preso dall'euforia, è andato a esultare. Credo gli servirà di lezione, poi è ovvio che non è quello il motivo per cui non abbiamo vinto questa partita. Se dobbiamo farci il mea culpa, sono sicuramente per altri episodi e per altre circostanze, non sicuramente il minuto e mezzo perso ad esultare. Ecco, detto, c'è un po' di preoccupazione, perché significa che Piancastagnaio non era stato un episodio singolo, perché poi l'Arezzo ha vinto due partite in casa, aveva fatto benissimo domenica scorsa, ritorna in un campetto simile e rincappa nella stessa giornata. Io è inutile nasconderci, nel senso, sì, sfortuna, tutto quello che ci pare, però ripeto, siamo all'Arezzo e qua dovremmo venire a dettar legge, e così non è stato. Siamo ritrovati sotto di due gol, quindi penso che l'autocritica sia doverosa, sia assolutamente doverosa, e niente, ripeto, il campionato non è finito, nessuno molla niente, l'abbiamo dimostrato con la reazione del secondo tempo, però diciamo che i jolly iniziano a finire, e o ci diamo una mossa, una svegliata tutti quanti, oppure dopo sarà troppo tardi recriminare.